Robert Downey Jr., conosciuto dalla maggior parte delle persone come Iron Man, è un attore di talento che ha conosciuto però il successo tardi, quando è riuscito a uscire dalla spirale della dipendenza. Cresciuto insieme a Robert Senior e alle sue di dipendenze, Robert Jr. ci ha messo anni a rimettere insieme la sua vita, anni in cui è stato anche in prigione. Vediamo la storia di Robert Downey Jr.: Sigla! A tutti amici e bentornati all'ora del tè. Oggi c'è anche sia con noi ultimamente è ospite fisso, strano, ma è meglio così. Dunque, oggi parliamo a grande richiesta di Robert Downey Jr., perché effettivamente lui ha una storia un po' complicata, ha avuto, è caduto nella spirale delle dipendenze per molti anni: cioè, in realtà, da tutta la sua vita, perché come vedremo, siccome anche il padre, Robert Senior, che era un regista e produttore, anche lui aveva delle dipendenze, poi trasferite al figlio, poi vediamo tutto nel dettaglio. Quindi, il motivo per cui un attore così bravo e così di talento non sia riuscito a sfondare, diciamo, nel mondo di Hollywood sin da subito è stato per il fatto delle sue dipendenze. Cioè, lui aveva dei comportamenti sregolati e quindi, giustamente, poi eh, i registi non si fidavano. Poi vedremo tutto nel dettaglio anche un po' come funziona il mondo di Hollywood, anche a livello, per esempio, di assicurazioni, perché ogni attore ha un'assicurazione sul set. Quindi, la maggior parte del problema era che le assicurazioni non volevano scritturarlo per paura che tornasse in galera, sostanzialmente. Quindi, insomma, è una storia molto interessante. Prima di cominciare, salutiamo lo sponsor del video di oggi, cioè Pumpling. Non posso farvi vedere bene la maglietta perché, eh, sia, sì, mi tiene bloccata comunque. Pumpling vende tantissime cose magliette maglioni borracce agende costumi anche se non siamo in stagione perlomeno e non in Italia qui sì <ride> comunque con il codice sconto l'ora del tè riceverete un paio di calze o calzini in omaggio sul vostro ordine vi lascio tutto qui sotto in descrizione ora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo a proposito io sono una grandissima maleducata è eh, perché non vi ho augurato buon natale cioè ve l'ho augurato nel video prima però non era natale adesso siamo post natale quindi buon natale a tutti Spero che abbiate passato delle belle feste. Bene, ora cominciamo, però, se no non partiamo più. Robert Downey Jr. nasce il 4 aprile del 1965 a New York, a Manhattan. È il più giovane di due figli. Lui ha una sorella più grande di nome Allison, che è circa un anno e mezzo più grande di lui. Suo padre, Robert Senior, era un regista, un attore e un produttore. Infatti, su Netflix, se siete interessati, io parte delle informazioni le ho prese proprio da lì. C'è un documentario realizzato proprio da Robert Downey Jr., chiamato Senior, però scritto SR, che parla proprio del padre, della sua vita con lui, dei rapporti familiari e di come anche appunto il padre abbia ha influito sulla sua carriera infatti Robert è cresciuto in una famiglia di artisti in una famiglia benestante lui è cresciuto a Greenwich Village nella parte ovest di Manhattan e ha frequentato sempre questo ambiente molto bohemien perché anche la madre di Robert era un artista e spesso aiutava il padre eh, Robert Senior con le sceneggiature dei suoi film quindi è cresciuto in questo ambiente molto 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 artistico pensate che in realtà il vero cognome di Robert Senior non è Downey ma è Elias solo che siccome lui a un certo punto da giovane si è unito all'esercito per farsi accettare diciamo in maniera più facile ha cambiato il suo nome che era tipicamente ebraico in un cognome irlandese perché lui era di origini ebraiche e irlandesi quindi ha, messo, ha falsificato i suoi documenti e si è chiamato Downey quindi in questo contesto eclettico eh, Robert Downey Jr. prova per la prima volta le sostanze da cui poi sarà dipendente pensate dall'età di 8 anni questo perché a 6 anni suo padre Robert Senior eh, gli fa provare l'erba cioè gli fa provare la Maria perché lui ne faceva uso cioè Robert Senior aveva diverse dipendenze e quindi non si sa perché infatti anche nel documentario si pente e chiede scusa di questo perché sa che in parte è stata anche colpa sua perché lui a sei anni fece provare la Maria a Robert, scusate se la chiamo la Maria ma per YouTube e poi dagli otto anni instaurarono proprio questo rapporto padre figlio basato sulla Maria infatti Robert Downey Jr. nel documentario dice quando mio padre e io ci trovavamo insieme era un modo per esprimere il suo amore nell'unica maniera che conosceva perché il padre essendo un artista aveva questo rapporto un po' distanziato era molto chiuso, era molto introspettivo. Quindi, l'unico modo che aveva Robert Junior per avvicinarsi al padre era quello di condividere la droga. bello. Gli insegnamenti dei genitori, i rapporti, quelli belli, certo. ma Comunque, Robert Senior, essendo un regista, aveva l'abitudine di filmare tutto in casa, le vacanze, ma anche gli attimi di vita quotidiana. Quindi, Robert è sempre stato abituato. Robert Junior dobbiamo fare sempre distinzione tra Robert Senior e Junior. Robert Junior è sempre stato abituato a stare davanti le telecamere. Al punto che, anche quando aveva 5 anni, suo padre. Padre, lo fece recitare nel film eh, Pound perché il padre faceva questo non l'ho detto. Il padre era sì un regista, però era un regista di eh, film sperimentali, quindi erano film un po' di nicchia. In cui faceva recitare, ad esempio, anche la moglie, anche la sorella di Robert recitava spesso in questi film, e le nipoti, era tutta una cosa un po' in famiglia. E infatti il padre capisce il talento di Robert Junior proprio mentre recitava nei suoi film, perché Robert Junior sin da piccolo non era granché a scuola, aveva capito che aveva, però, questo lato artistico che doveva essere coltivato. E infatti. Infatti, da adolescente Robert Jr. ha frequentato la Stage Door Manor, una scuola di arti dello spettacolo di New York. Poi nel 1978, quando Robert era adolescente, i genitori divorziano, quindi lui si trasferisce con il padre in California. Ma verso i 18 anni decide di tornare a New York perché voleva intraprendere totalmente la carriera artistica. Ha cominciato con gli spettacoli della cosiddetta Off Broadway, cioè a New York c'è i Broadway, che sono appunto gli spettacoli, quelli iper famosi, quegli attori bravissimi, super eh, esperti, eccetera. E poi c'è la Off-Broadway, che sono gli spettacoli per gli attori, sceneggiatori, registi e e lui ha fatto parte della Off-Broadway per circa due anni. Poi, dopo questi due anni, è riuscito ad entrare al programma Satur Saturday Night Live, che all'epoca era nato da poco: avevano questa, diciamo, questa parte del programma comica e lui faceva parte di questi comici. Tuttavia, la parte comica del programma era quella che registrava meno ascolti. Quindi, ad un certo punto, il programma ha licenziato tutti i comici, ha tagliato la parte comica. Addirittura, pensate che il Rolling Stone scrisse: la rivista scrisse che Robert Downey Jr. era stato il peggior comico eh, apparso sul Live tour Night Live della storia, cioè proprio smontatissimo. Quindi nonostante Robert Jr. fosse eh, figlio di Robert Senior non è che avesse tutte queste grandi raccomandazioni, negli anni 80 ebbe finalmente la sua occasione, infatti nel 1984 recita in First Born in un ruolo secondario, ma lì conosce l'attrice Sara Jessica Parker, intraprendono una relazione, io non sapevo fossero stati insieme. La relazione dura sette anni, Sara cerca di cambiarlo a Robert, nel senso che cerca di migliorare alcuni suoi comportamenti, che sapeva, sarebbero stati deleteri per la sua carriera perché lui era un po' oltre a essere dipendente dalle sostanze, aveva dei comportamenti un po' eccentrici, cioè diciamo che lui non era un attaccabrighe, cioè lui non dava problemi sul set, il problema è che spesso sveniva perché era talmente fatto o talmente alcolizzato che sveniva, quindi chiaramente questi comportamenti possono dare comunque dei problemi, quindi ad Hollywood lui stava iniziando a farsi una certa reputazione, cioè sapevano che era un attore bravo, perché come vedremo tra poco in tutti i film che ha fatto anche in parti secondarie si è sempre fatto riconoscere anche in, come protagonista in film fallimentari. Lui è sempre stato apprezzato. Non c'è mai stata una sua performance che sia stata criticata. Il problema è che, avendo questi tipi di comportamento, i registi non si fidavano. I produttori, insomma, le case di produzione non si fidavano ad assumerlo perché c'era il rischio che non si finisse il film o che ci fossero dei ritardi, magari. Comunque, con Sara Jessica Parker, appunto, dura sette anni. Poi i due si lasciano perché Robert non voleva sposarla, non voleva impegnarsi. Nel frattempo, ha recitato nel film Tuff-Turf. O Tough non so come si legga, scusate. <ride> ha fatto eh, anche qui il ruolo secondario, ma fu abbastanza di successo e fece recitò eh, nella commedia di John Hughes La donna esplosiva. E anche questo film fu un successo. Quindi lui pensava ad un certo punto, pensò che la sua carriera stava iniziando a decollare perché aveva registrato, anche se non come ruolo da protagonista, come ruoli secondari, però aveva recitato in due film che avevano fatto successo. Ma qui appunto c'è cioè il problema della dipendenza perché oltre già alla reputazione che si era fatto eh, sicuramente lui non faceva molto per cercare di scostarsi da questo personaggio addirittura una volta eh, fu arrestato dalla polizia perché dormiva per le strade di Hollywood perché poi lui ad un certo punto da New York si risposta in California e in particolare ad Hollywood per cercare appunto di implementare la sua carriera ed è stato visto dormire sulla Hollywood Boulevard in condizioni chiaramente era palesemente fatto quindi la polizia lo ha anche arrestato, perciò tutti questi episodi si sommano: insomma, quindi le produzioni non davano a lui molta fiducia ed era per questo che non riusciva neanche ad ottenere ruoli da protagonista, se non qualche parte secondaria. Ad un certo punto Robert si rende conto che doveva cambiare la situazione. Si rende conto che il motivo per cui la sua carriera non decollava erano proprio i suoi comportamenti. Quindi decide prova, diciamo, a smettere eh, la prima volta perché eh, già ve lo spoilerò: eh, non sarà la prima né l'ultima volta che ci ricadrà. Quindi cerca di eh, smettere le sostanze di riprendere in mano la sua vita infatti nel 1987 ottiene un ruolo come protagonista nella commedia romantica ehi ci stai ora non ho scritto il titolo in inglese però mi ricordo che quando ho visto la traduzione italiana di questo film ho detto oh mio dio oh mio dio le classiche nostre traduzioni bellissime e nonostante le buone recensioni della critica il film fu un fallimento al botteghino ma la performance di Robert fu molto apprezzata perché lui come vi dicevo prima qualunque film facesse comunque la sua performance Veniva apprezzata il film, magari era un fallimento. Come vedremo, per un po' di tempo i film in cui reciterà saranno un fallimento dopo l'altro. Ma era sempre il film, è stato un fallimento. Ma l'interpretazione di Robert Downey pazzesca quindi il problema però è che tu puoi essere bravissimo a recitare ma se non riesci a recitare in un film che sbanca il botteghino la tua carriera non decolla infatti poi fece un altro film al di là di tutti i limiti che eh, ebbe un successo discreto diciamo non fu un fallimento totale ma neanche questa sua grande opportunità e anche qui la sera prima dell'inizio delle riprese il regista disse a lui e a al suo coprotagonista McCarthy di andare a far serata fuori per eh, mh, cercare di creare un legame che poi magari si sarebbe visto anche diciamo durante la registrazione quindi i due escono, fanno serata folle stile notte da leoni, indovinate un po' Robert Downey Jr. finisce in carcere perché viene arrestato dalla polizia e McCarthy la mattina dopo ha dovuto pagare la cauzione per farlo uscire comunque anche se il film non fu un grande successo, lui essendo uno dei protagonisti si fece notare particolarmente, riuscì ad ottenere altre due parti in Uno strano caso e Air America con Mel Gibson, anche questi furono due fallimenti, cioè il film di Mel Gibson in realtà non fu un totale fallimento ma comunque i guadagni del botteghino non riuscirono neanche a ripagare il costo del film. Alla fine Robert riesce ad ottenere un ruolo da protagonista con... nel film di Chaplin, che parlava appunto dell'attore Charlie Chaplin. Pensate che lui si impegnò tantissimo in questo film, oltre a vedersi tutti i film di Chaplin per cercare di replicare i suoi movimenti. Imparò a suonare il violino con la mano sinistra perché Chaplin lo suonava in questo modo. Imparò l'accento inglese e lo fece perfettamente. Infatti, quando il film fu smontato dalla critica perché fu l'ennesimo fallimento. Comunque l'interpretazione di Robert fu iperacclamata e pensate che gli fece ottenere una nomination agli Oscar. Poi la vinse al Pacino, poi lo vinse al Pacino l'Oscar. Però gli fece ottenere una nomination quindi lui, purtroppo, il suo problema principale era che era un bravissimo attore ma faceva tutti i film che poi alla fine sostanzialmente si rivelavano dei flop perché le grandi produzioni non volevano rischiare di prenderlo proprio per i suoi comportamenti. Quindi vedete, era tutto un circolo vizioso. Cioè, puoi essere un attore bravissimo, ma Finché non fai un film di successo, eh, Hollywood, insomma, non, non diventi famoso sostanzialmente. Quindi che cosa succede? Eh, adesso siamo nel 90. Il film di Chaplin è uscito nel 92, siamo nel 93. Lui sposa istintivamente la musicista Deborah Falconer, e da cui nasce il loro figlio indio. Quindi cioè, con Sara Jessica Parker niente, con questa dopo sei settimane che si sono conosciuti si sono sposati. Nonostante però l'interpretazione di Chaplin, la carriera di Robert non ottenne lo slancio tanto desiderato. Era il suo dodicesimo figlio. Fallimento, pensate, cioè lui aveva fatto 12 film che erano stati fallimentari e nel 93 recitò in altri tre film altrettanto fallimentari. Lui ricevette comunque due premi come migliore attore, però in film che purtroppo furono dei flop, fino al film Assassini nati con Woody Harrelson, che fu abbastanza un successo. Quindi lui ci credette di nuovo, dice: Ok, questo è stato il mio, il mio gettone di lancio, adesso troverò sempre più produzioni, eccetera. Fece altri tre film, indovinate un po' di nuovo, tutti fallimentari. Quindi non riusciva a uscire da questa spirale. Quindi che cosa succede? Lui a questo punto ha una dipendenza da cui non riesce a liberarsi perché anche se cerca di uscirne, continua a ricaderci. Il suo matrimonio con Deborah Falconer in pezzi, al punto che lei a un certo punto se ne va di casa, sempre per colpa delle sue dipendenze. A un certo punto se ne va di casa, si porta via il figlio, e ciao! Hollywood, che non lo voleva scritturare per parti importanti per il suo comportamento, lui invece di cercare, diciamo, di riprendersi, cade ancora di più nella spirale delle dipendenze fino al suo arresto nel 1996 dalla polizia di Los Angeles perché è stato fermato mentre guidava completamente nudo quindi la polizia lo ferma lui era invisibile è stato alterato dovuto alle sostanze gli perquisiscono la macchina trovano chiaramente la droga ma trovano anche delle armi non registrate quindi delle armi illegali perciò lui va a processo e rischia fino a tre anni di carcere si fa sei mesi poi viene lì rilasciato sulla fiducia cioè in libertà vigilata diciamo con la condizionale di dover sottoporsi a un test Antidroga al giorno, quindi lui ogni giorno doveva sottoporsi a un test antidroga, oltre che essere obbligato a frequentare dei centri di riabilitazione, ovviamente. Nel frattempo, appunto, in questa libertà vigilata, eh, gira un film chiamato Two Girls and Guy e si sottoponeva appunto a questo test antidroga. Cioè, la polizia andava sul set ogni giorno, gli faceva il test antidroga e se ne andava. Però un giorno ne saltò uno e la polizia lo prese e si fece altri 4 mesi di carcere una volta uscito ottenne un ruolo secondario nel film US Marshall che lo stesso Robert definì uno dei film più brutti mai realizzati ad Hollywood ma che lo ha accettato prevalentemente per soldi e l'ultimo film prima della ricaduta fu Black and White diretta da James Toback e indovinate un po' fu un fallimento ancora nel 99 saltò di nuovo eh, il test eh, il, il quotidiano test antidroga quindi fu rispedito in carcere un'altra volta però che succede botta di fortuna per dirla senza eh, come diciamo in maniera un po' più delicata era stato approvato da poco in California un programma in cui i tossicodipendenti non violenti invece di finire in carcere finivano in strutture in centri di riabilitazione che da cui comunque non potevi uscire quindi era comunque una sorta di prigione però era un centro di riabilitazione che lui ha frequentato per ben un anno e alla fine l'hanno fatto uscire per, sulla fiducia per buona condotta quindi lui invece di farsi un altro anno di carcere si è fatto un anno in questo centro di riabilitazione e lui prese questa come un'opportunità perché lui disse: Ho avuto la fortuna di non tornare in prigione, bensì di passare un anno in un centro di riabilitazione. Sono pulito da un anno. È arrivato il momento della mia ribalta, cioè lui capisce che doveva cominciare a rimettere insieme i pezzi della sua vita per poter avanzare nella carriera perché lui quello che voleva era sfondare nel mondo del cinema, quindi lui sostanzialmente voleva la fama. Però che succede? Che lui esce da questo centro di riabilitazione che non aveva più una famiglia perché la moglie l'aveva mollato. Non aveva più contratti ad Hollywood perché appunto nessuno si fidava più di lui. Quindi era senza lavoro, si ritrovava completamente da solo. Perciò decise di continuare comunque con la riabilitazione e nel 2000 si unì al cast della serie di successo Ali McBill. Io me la vedevo, mi piaceva un sacco, ero piccolina, avevo 8-9 anni quando è uscita. Però era, mi piaceva tantissimo, era una commedia drammatica a tema legale della Fox che parlava di, di questa avvocata appunto McBill che lavorava per uno studio di Boston e poi si intrecciavano varie storie d'amore tra i personaggi. Era molto simpatica. E con questa serie, infatti, Robert Downey Jr. ha vinto un Golden Globe. Partecipò anche ad una produzione eh, teatrale di Los Angeles con Mel Gibson. E mentre erano alla festa, diciamo, di questa rappresentazione teatrale, che cosa succede? Che arriva una segnalazione anonima alla polizia. Non si sa chi l'abbia fatta, ma arriva una segnalazione anonima alla polizia. E, e la camera d'hotel di Palm Springs di Robert Downey Jr. viene perquisita e vengono trovate altre sostanze, quindi sostanzialmente, sostanze sostanzialmente, vabbè, scusate la ripetizione, ci era caduto di nuovo. Quindi non riusciva, cioè lui ci provava e poi continuava a ricadere in questa spirale di dipendenze. Rischiava fino a 4 anni e 8 mesi, ma firmò comunque per, altri, per gli ultimi 8 episodi dell'ultima stagione di Ally McBill. riuscì a recitarne un po' perché lui fu arrestato, pagò la cauzione, tornò sul set, ma alla fine la produzione di Ally McBill lo ha licenziato e lo ha sostituito per l'ultima stagione cioè lo ha proprio, ha proprio tagliato il suo personaggio e infatti lui dopo questo licenziamento ricade di nuovo e fu trovato a vagare a piedi nudi per le strade di Los Angeles fu arrestato di nuovo dalla polizia che però lo rilasciò poi il giorno seguente quindi alla fine sempre per quella legge della California dove i tossicodipendenti non violenti non era necessario che finissero in galera lui ritorna in un altro centro di riabilitazione stavolta stavolta vi dico già spoiler si rende conto è l'ultima si rende conto che la sua era in pezzi che lui era il mostro di se stesso che lui era per colpa sua che non riusciva a sfondare non era colpa degli altri perché lui sapeva di essere un attore talentuoso ma per via del suo comportamento purtroppo non riusciva a farsi dare fiducia ma ci sta cioè nessuno anche io gli avrei dato fiducia cioè magari inizia una produzione e poi questo si fa arrestare e io rimango così in attesa quindi ci sta perciò decide di rimettersi in piedi come si deve quindi oltre a questi due anni che passa in questo centro di riabilitazione poi continua con le cure, capisce, rimette la sua vita in piedi e infatti riesce a uscire anche da questa spirale grazie al suo amico Mel Gibson. Perché? Che cosa succede? Eh, andando per ordine, anche se appunto lui aveva la reputazione rovinata, Woody Allen lo voleva per un suo film. Quindi Woody Allen ha chiesto di Robert Downey Jr., che chiaramente accettò immediatamente. Il problema fu. Che le assicurazioni della produzione di Woody Allen non vollero assicurare sul set Robert Downey Jr. Perché ogni attore, appunto, nel caso si faccia male, eccetera, ha bisogno di un'assicurazione. È chiaro che fare un'assicurazione a Robert Downey Jr. era un rischio abbastanza eh, grande perché, appunto, lui poteva essere riarrestato, poteva non presentarsi sul set, o magari si presentava sul set fatto e si faceva male. Quindi era chiaro che le assicurazioni non vollero fargli questa fantomatica assicurazione, infatti, lui non poteva recitare nel film di Woody Allen, ma Mel Gibson che era suo grande amico decise di dargli un'altra opportunità e pagò lui stesso, cioè contrattò Robert Downey Jr. per un suo film, cioè The Singing Detective e pagò di tasca sua l'assicurazione per Robert Downey Jr. Lui disse guarda ti voglio dare fiducia però tu me la devi restituire sarò io a pagare la tua assicurazione sul set di tasca mia qualunque prezzo sia per farti recitare con me ma sappi che questa dovrà essere la tua occasione quindi non deludermi in quel momento lui capisce veramente di essere stato aiutato, cioè capisce che quello era un segno, dice nessuno avrebbe mai fatto una cosa del genere, quindi si sente in parte la responsabilità di quello che aveva fatto il suo amico per lui, di questa ennesima occasione che gli era stata data e quindi decide di ripulirsi completamente. Successivamente infatti grazie al film con Mel Gibson riuscì un po' a rimettere in piedi la sua reputazione perché appunto non fece cavolate, quindi Hollywood vide che era possibile sostanzialmente lavorare con lui e infatti tornarono un po' di occasioni, recitò nel film Gotica, però pensa che non gli fu pagato tutto lo stipendio fino alla fine delle riprese cioè gli fu trattenuto un 40% dei soldi che gli dovevano fino all'ultimo all giorno delle riprese onde evitare che se avesse fatto qualche altra stupidaggine insomma la produzione non ci avrebbe rimesso del tutto e infatti questa poi fu una clausola che molte produzioni che lo contrattarono eh, seguirono quindi lui per 2-3 anni non veniva pagato totalmente all'inizio ma più che altro veniva pagato alla fine se riusciva appunto a rimanere sul set senza fare stupidaggini. Però, comunque, passati diversi anni, lui è riuscito a uscire dalle dipendenze. Si comportava insomma in maniera diligente, ecco. Era diventato un professionista in tutto e per tutto, non solo nella recitazione, ma anche nel comportamento. Quindi si era riguadagnato la fiducia di Hollywood. Al punto che recitò in diverse parti importanti, tra cui il film Zodiac. Non so se lo avete visto, bellissimo, ve lo consiglio. E anzi, come ogni volta, facciamo così: scrivetemi sotto nei commenti il vostro film preferito con Downey Jr., cioè con Robert Downey Jr. Piccola chicca, giusto per informazioni non che potete. Devo anche toglierlo, però che succede? Che nel 2004 Robert Downey Jr. prova a sfondare anche nel mondo della musica. Pensate perché? Lui era bravo a cantare, cioè è bravo a cantare, anche, sa anche suonare un po' il pianoforte, un po' la chitarra, insomma così. Quindi lui incise un disco, una, cioè incise una demo, scusate. Una cassetta che diede a Sting, perché Sting stava suonando in una serata dove lui c'era. Lui sale sul palco e consegna questa sua cassetta a Sting. Eh, racconta nel documentario con il padre, che sembrava proprio uno stalker. Perché è andato e ha detto Senti ti devi sentire la mia canzone Chiaramente Sting è tornato a casa Ha buttato la cassetta da qualche parte E non l'ha sentita L'ha trovata la moglie di Sting A cui è piaciuta Ha detto Oddio ma questo è l'attore Robert Downey Jr È bravissimo Quindi come Sting informa Robert Di avere come fan sua moglie Robert Downey Jr si convince Di poter fare il musicista E nel 2004 pubblica il suo album di debutto The Futurist Che però non ebbe un grande successo Alla fine lui abbandonò Perché dice Troppa fatica Per poi quelli che sono effettivamente i guadagni Benvenuto al mondo dei musicisti See? Comunque lui riuscì eh, con il suo talento a farsi notare da molti attori, quindi Robert Downey Jr. si fece amicizia importante, lui era molto amico anche di George Clooney e di tanti altri attori che cercarono di dargli delle altre possibilità, non di raccomandarlo, però se c'era, se una produzione chiamava e diceva magari chi mi consigli, molti consigliavano, molti attori consigliavano Robert Downey Jr. perché comunque sostanzialmente e obiettivamente lui era un bravissimo attore. E qui arriviamo al 2008, l'anno in cui Robert Downey Jr. è diventato questo quello che conosciamo oggi, cioè quando ha avuto la parte per di Tony Stark in Iron Man, lì fu proprio, cioè lì è stato proprio il segno, l'anno 2008 è stato proprio il suo debutto ufficiale, la sua carriera è completamente partita, è schizzata, pensate che lui non fu neanche il primo a cui pensò la Marvel per Iron Man, all'inizio volevano Tom Cruise, questo perché siccome il film di Hulk era stato un fallimento, la Marvel non poteva permettersi un altro fallimento, perché all'epoca non era. Come adesso, che fanno uscire 4-5 film all'anno. Quindi, se sono tutti brutti, comunque te li sei visti. No. All'epoca. Era, la Marvel faceva ancora dei contenuti normali come tutti, cioè faceva uscire sì e no un film all'anno e quindi non potevano permettersi stupidaggini con, eh, con, appunto, con Iron Man, ci avevano puntato parecchio sia a livello di sceneggiatura, a livello di particolari quindi serviva un attore che non desse problemi, però il produttore dopo il rifiuto di Tom Cruise pensò a Robert Downey Jr. perché sostanzialmente lui aveva anche delle affinità di carattere con il personaggio di Tony Stark e infatti Robert Downey Jr. per dimostrare che era cambiato, per dimostrare che lui era in grado di essere un professionista, non solo si leggeva tutti i fumetti di Iron Man. Ma partecipò anche alla scrittura della sceneggiatura del film. E anche questo carattere irriverente di Tony Stark, queste battute, questo humor del protagonista sono state inserite tutte da Robert Downey. Cioè, tutte, quasi tutte da Robert Downey Jr. perché lui voleva che il personaggio di Tony Stark fosse il più possibile simile a lui. Quindi, oltre alla sceneggiatura, poi si è allenato tantissimo. Andava tutti i giorni in palestra, insomma, si è comportato in maniera professionale, come è giusto che un attore sia. Quindi, ha dimostrato per l'ennesima volta il suo cambiamento. E da lì chiaramente eh, con Iron Man è partita la sua carriera. Al punto che ad un certo punto lui si è domandato se fosse in grado di recitare in altri film che non fossero quelli della Marvel, quelli dei supereroi, di vestire altri panni che non fossero i supereroi. E ce l'ha fatta, ovviamente. Pensate che al, al primo film di Iron Man è stato pagato mezzo milione di, di dollari, quindi 500 mila dollari, che non è neanche tantissimo. E invece, già al il secondo, il, il, il suo il costo diciamo, della sua performance è salito a 10 milioni, quindi c'è. Cioè... Ho detto sì, vi ho fatto fare successo ora. Si alza il cash, signori. E infatti, di colpo, con il successo di Iron Man, eh, tutte le riviste, i programmi parlavano di lui, i programmi lo invitavano, è arrivata la fama che tanto aveva gognato nel corso degli anni, è stato inserito nella lista delle 100 persone più influenti del mondo dal Times in quell'anno e la rivista Entertainment lo elesse miglior attore dell'anno. Dopo Iron Man ha recitato anche in Tropic Thunder, in cui ottenne una seconda nomination per gli Oscar, ha fatto poi Sherlock Holmes. Insomma, Robert Downey Jr. è riuscito finalmente ad ottenere quello che voleva. Attualmente è sposato con la produttrice. Su Susan Levin perché Deborah lo ha lasciato e poi nel 2004 hanno ufficialmente divorzia divorziato, ha incontrato poi l'anno successivo Susan Levin, che appunto era una produttrice, e insieme hanno fondato una loro casa di produzione che si chiama la casa di produzione Team Downey, con cui stanno cercando di fare il sequel di Sherlock Holmes e più altre produzioni, tra cui appunto la produzione di questo documentario dedicato a suo padre, perché suo padre poi è morto nel 2016, credo, nel 2016, nel 2017, non ricordo bene l'anno, di Parkinson, infatti. Infatti questo documentario è stato molto commovente perché racconta sia tutta la vita, la celebrazione della carriera dei Robert Senior sia anche come lui stesso ha affrontato la degenerazione che comunque. Comporta il Parkinson sia come l'ha accettata la sua famiglia, vista anche da un punto di vista di un figlio. Quindi, io ve lo consiglio, è un bel documentario, è molto introspettivo, è molto particolare perché a un certo punto Robert Segno ha detto: Senti, se vuoi fare un documentario su di me, il regista lo faccio io. Cioè, tu al massimo puoi comparire nelle scene. <ride> Quindi, lui Robert Jr. l'aveva fatto per anche sperimentare un po' la sua parte da regista, e il padre ha detto: no, 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 se, ci penso io. Infatti, è un po' strano, vi dico. Cioè, è un po' strano, è particolare, non è il classico documentario, infatti, è stato. Ha ricevuto diversi premi proprio per, per la sua regia, un po' così un po' particolare. Bene, ragazzi, questo è Occhio e Croce era più o meno eh, la storia di Robert Downey Jr. Scrivetemi sotto nei commenti i film che vi sono piaciuti di più con Robert Downey Jr. E noi ci vediamo giovedì prossimo. Quindi vi auguro buon anno, ragazzi, perché non ci vediamo. Buon anno a tutti, speriamo in questo 2024. Buon anno a tutti quanti! E noi ci vediamo ad anno nuovo. Ciao!